Allora, buonasera a tutti con Andrea De Angelis, buonasera Andrea. Buonasera, buonasera. Il manager di, come potete vedere, Mondo Fitness, un evento dedicato non solo al fitness qui a Roma. Lunga estate romana, inizia oggi 9 giugno 2014. Sì, 15 anni di grandi emozioni, quindi il nostro payoff è proprio lasciati emozionare. Noi cerchiamo sempre, abbiamo più di 400.000 persone che vengono a fare attività sportiva durante tutta l'estate e abbiamo trasformato un villaggio che prima era dedicato solo esclusivamente al fitness, che rimane con una priorità importante, ma di fatto si è trasformato in un villaggio estivo dedicato a tutti quelli che rimangono in città, perché ormai le abitudini in questi 15 anni sono completamente cambiate. Le persone hanno esigenza di stare in spazi comuni, all'aperto, divertirsi, conoscersi e poi fare sport. Chi fa sport poi ha una stessa tipologia di vita, più o meno gli stessi interessi. Qui siamo a Via di Tor di Quinto, quindi zona, potremmo dire, stadio olimpico, Acquacetosa, quindi una zona sportiva, no, di Roma. Sì, sicuramente è una delle zone dove ci sono più impianti sportivi in assoluto, anche da quelli storici. Quindi, e noi da 15 anni abbiamo rivalutato quest'area di Tor di Quinto, che era una zona depressa, e abbiamo fatto di tutto perché ho sempre pensato che dove si porta lo sport e la luce, il territorio sicuramente ne trae dei benefici e quindi si viene rivalutato. Cosa c'è di nuovo quest'anno? Quest'anno, oltre a tutta la parte fitness, che è sempre più di alto livello, quindi dai campioni internazionali che verranno a fare lezione, a quelli che oggi sono campioni internazionali e vivono la nostra città, come Gil Lopez, Harry Marquez e tanti altri. E quest'anno la vera novità che noi presentiamo è il paddle, questo nuovo gioco paddle che viene dall'Argentina, ma è esploso in Spagna con più di 30. Cosa consiste? È un gioco 2 contro 2 dove si gioca anche con le sponde laterali come il tennis. Lo squash. È una via di mezzo tra lo squash e il tennis. Il tennis. Salutano. Ci salutano. Beh, questa è una via molto trafficata. Ti conoscono. È anche divertente. Allora, sto dicendo paddle. Allora, il paddle è questo gioco divertente, fatto anche per giocare in coppia, quindi uomo-donna, dove si può giocare si gioca come una rete da tennis, ma 2 contro 2 utilizzando anche le sponde. Ricordo anche c'è un grande spazio per bambini e ricordo per esempio anche per quanto riguarda la musica, la danza e spettacoli, ci saranno proprio delle aree apposite. Abbiamo tantissimi saggi di danza che da domani partiremo prima con Marco Santarelli, con lui di domani, che è 10 giugno, e poi dopo a seguire altri 24 rappresentanze. Quindi per chiudere facciamo un po' un lancio, quindi durerà 93 giorni questa estate romana, ecco, lo reclamano, lo lasciamo subito, durerà 93 giorni, quindi 3 mesi oltre. Durerà 96 giorni, tutta l'estate. In più tutta l'estate, e in più avremo anche in occasione dei mondiali di calcio avremo anche 2 maxi schermi, ingresso libero ovviamente, e anche la possibilità Bimbilandia sotto le stelle per tutte le famiglie che hanno dei bambini. Li possono portare qui perché Bimbilandia rimarrà aperta fino alle 23 di sera. Benissimo, e tante altre cose le scoprirete da soli venendo a Mondo Fitness, parco di Tor di Quinto, giusto, a Roma. Grazie. Oppure sul nostro sito www.mondofitness-roma.it. Grazie ad Andrea De Angelis. Grazie. Arrivederci.